Sale la polemica a San Giustino, il motivo sono alcune inaugurazioni di opere che l'amministrazione comunale sta portando avanti. Pierluigi Leonardi del centrodestra per San Giustino ha qualcosa da dire a riguardo. Beh, intanto una rivendicazione del ruolo di amministratore di opposizione. È chiaro ed evidente che per tutte le opere che vengono realizzate nel comune di San Giustino, comunque nel bene e nel male ci sono state indicazioni anche da parte nostra e da parte del nostro gruppo. E comunque siamo amministratori, sia pur di opposizione. Quindi l'opportunità, la necessità, la correttezza istituzionale, anche l'educazione, vuole che siano invitati anche i consiglieri di opposizione, peraltro dico io anche i consiglieri di maggioranza, perché in talune ultime decisioni, peraltro l'invito non è arrivato, l'abbiamo dovuto vedere per tramite di manifesti, al di là di un breve inciso fatto dal sindaco nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Nell'ultimo caso, poi addirittura, quindi la prossima inaugurazione della scuola media, l'ex scuola media di Lama, peraltro c'è già assistito ad un manifesto con una parata di veri e propri diciamo, responsabili rappresentanti a livello istituzionale del PD e solo del PD, andiamo appunto dal Presidente della Provincia, dall'assessore ai lavori pubblici per la Regione, dal Presidente della Regione, ad anche un onorevole sempre in carica PD, Gliaverini. Ora, senza nulla togliere, ovviamente, cariche istituzionali, però ci sembra comunque opportuno che l'invito possa essere di fatto innanzitutto esteso per una forma appunto di correttezza istituzionale nei confronti di tutti i consiglieri in una maniera più ampia. Ma questa è l'ultima di una serie di situazioni che si sono verificate, peraltro in molte altre occasioni, tra virgolette, istituzionali. Gli inviti sono arrivati o più tardi comunque degli altri o addirittura per nulla. Quindi è un modo per richiamare l'attenzione nei confronti di questa situazione. Ci sentiamo amministratori sia pur di opposizione. Lei lo fa tramite un mezzo televisivo, lo farete anche formalmente con un'interrogazione al prossimo Consiglio Comunale? Non con un'interrogazione, ma con un intervento in sede di comunicazione, quindi ante consiglio, comunque verrà ribadito il concetto che da parte di tutti gli inviti, da parte di tutte le associazioni, delle inaugurazioni, eccetera, gradiremmo comunque essere invitati per poter dire comunque anche la nostra sul lavoro fatto. Peraltro un gran lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni iniziali della legislatura e che non ci viene in qualche modo dato riscontro né a livello istituzionale, con riconoscimenti che poi sono anche ovvi nel caso in cui sia necessario farlo, da parte quindi, della maggioranza e da parte della Giunta, e anche da parte di organi di stampa comunque.